Ciao! In questo video voglio insegnarti un esercizio che serve a tonificare le palpebre superiori e le sopracciglia, ovvero a mantenere le sopracciglia belle alte, perché purtroppo con gli anni, non a tutti, ma a molte persone, la palpebra superiore inizia a cadere, quindi anche a chiudere l'occhio, e questo è un ottimo esercizio per mantenere uno sguardo più aperto e quindi la palpebra superiore che sta su. Come in ogni esercizio, anche in questo abbiamo due forze contrapposte, quindi una forza che spinge verso l'alto e la forza contrapposta invece che spinge verso il basso, proprio per far sì che il muscolo si tonifica, perché se abbiamo solo una forza e non abbiamo una resistenza o a forma di trazione o a pressione, il muscolo non si tonifica e quindi non abbiamo i risultati che vogliamo. Allora, in questo esercizio che si chiama lifting delle sopracciglia, cosa facciamo? Ti insegno due modi per fare questo esercizio. In uno useremo le dita, quindi posiziona tre dita sotto le sopracciglia, così, e spingi le sopracciglia su e contemporaneamente anche verso l'esterno, in modo da stirare questa zona glabellare. Quindi con questo esercizio vogliamo anche attenuare le linee qua tra gli occhi, quindi una forza su e verso l'esterno e mantieni questa posizione. E poi con la fronte spingi in giù, come se volessi arrabbiarti o chiudere gli occhi, ok? Però logicamente abbiamo le dita che ce lo impediscono. Adesso ti mostro l'esercizio. Quindi tre dita sotto l'arcata delle sopracciglia, così. Spingi in su e verso l'esterno e tieni questa posizione e adesso inizia a spingere in giù con la fronte, ok? Attenzione a non spingere troppo con la fronte, perché soprattutto se ce l'hai molto sviluppata e molto forte, rischi di corrugare lo stesso qua tra le sopracciglia. Quindi cerca di bilanciare le due forze, non spingere troppo con la fronte. Spingi tanto da sentire una controforza, una resistenza, ok? Quindi su verso l'esterno e spingi in giù con la fronte e mantieni questa posizione così. Se facendo questi movimenti noti che spingendo in su ti si formano tante linee, tante rughe, tante pieghe, ti sconsiglio di fare questo metodo, ma di usare la variante che ti mostro adesso. Quindi la seconda variante è, invece delle dita, posizionare il tallone della mano sotto le sopracciglia, quindi così, il resto della mano lo aderisci sulla fronte, proprio per mantenere la pelle distesa. E fai la stessa cosa, quindi spingi in su e verso l'esterno con la mano e poi inizi a spingere in giù con la fronte, logicamente con entrambe le mani, ma ho usato una mano per farti vedere come fare l'esercizio. Quindi talloni sotto le sopracciglia, così aderisci bene con il palmo della mano sulla fronte e adesso spingi su le sopracciglia e verso l'esterno. E inizia adesso a spingere in giù con la fronte, così, mantenendo le spalle giù, rilassate, non sollevarle, ma tienile rilassate giù, così. Dopo aver fatto l'esercizio, è normale, avere la vista un po' annebbiata, quindi non preoccuparti. Questo esercizio lo puoi tenere per 20 secondi e lo ripeti 3 volte, quindi assieme agli esercizi che hai già visto le volte scorse, puoi aggiungerci anche questo e lo tieni per 20 secondi e lo ripeti 3 volte. Ti auguro una buona giornata e ci vediamo nel prossimo video.